runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Quella di oggi, pur essendo una puntata a due voci, non è la solita chiacchierata abituale di Da 0 a 42. Infatti ho invitato l'amico Giuseppe Del Gaudio a parlarci della sua esperienza, in quanto lui ha corso, completamente autogestendosi, una maratona e anche una mezza maratona, in entrambi i casi con risultati più che soddisfacenti, soprattutto se parametrati a quelli di noi tapascioni medi. Visto che il periodo non è dei migliori e che probabilmente siamo ancora abbastanza lontani da vedere la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda gare piuttosto affollate, sicuramente la sua esperienza potrà venire utile a qualcuno, sia sotto il profilo motivazionale, perché Giuseppe è la prova vivente che è possibile fare una maratona in completa autonomia, seppur ci racconterà che è stato comunque qualcuno a fargli compagnia, che dal punto di vista organizzativo. Anche qua a lui sono bastate giusto un paio di persone a dargli una mano per portare a termine la sua impresa. Ed allora bando alle ciance, non mi resta altro da fare che lasciarvi a questo episodio, spero che possa essere utile ed interessante per tutti voi. L'ospite di oggi è già stato qui, in qualità però di ospite per la chiacchierata. Oggi ovviamente non ripeteremo la solita puntata, ma anzi sarà lui il co-conduttore, o direi anche qualcosa in più, sarà lui a spiegarci qualcosa. Infatti ha corso in solitaria autogestendosi, quindi non in gare ufficiali, una mezza maratona e anche soprattutto una maratona. E tra l'altro con risultati più che interessanti per noi amatori, direi. Ne parleremo anche dei tempi e di tutto quanto. E quindi diamo il bentornato. È uno, forse sei il primo, direi, in assoluto che torna su questo podcast. Il bentornato su Da 0 a 42 a Giuseppe Del Gaudio. Ciao Lorenzo, grazie mille, è un onore avere questa possibilità di essere addirittura due volte nel tuo podcast. Questa sfortuna. No, ci mancherebbe. Hai il primato di ospitate. Sì, punto a vincere almeno col primato. Beh, già appunto dicevamo, hai già avuto dei bei risultati per quanto riguarda la corsa, se parametrati a quelli di un amatore, quindi adesso ne parliamo. Sentiamo un po' cosa hai da raccontarci su questo argomento. Prima però di entrare nel vivo della puntata, anche se qualcuno già ti conosce, dacci una veloce introduzione su che cos'è il tuo progetto Runner's Tales e su come sta andando, aggiornaci fondamentalmente. Runner's Tales è nato principalmente su Instagram, che poi è il canale diciamo principale, anche se ci sono anche Telegram e Facebook. Io racconto storie di runner, che possono essere runner famosi o meno, runner amatori comuni, runner normali come noi. Anzi, ultimamente stanno prendendo sopravvento più gli amatori che quelli famosi. Inoltre cerco comunque di dare un minimo di contesto anche alla mia storia, quindi cerco di comunque nel posto i miei allenamenti, faccio un po' di diciamo, parte motivazionale, ma diciamo che comunque il mio focus principale è sulle storie. E giusto queste settimane ho raggiunto su Instagram i 2000 follower, che per me è un traguardo inimmaginabile tenendo conto che il progetto è partito a luglio, e ovviamente sono contentissimo e non me lo aspettavo, ma al di là dei numeri poi quello che conta penso che siano anche le interazioni che ho con un buon numero di questi 2000, è vero, ovviamente è un subset, però ci sono veramente tante persone che mi scrivono, non dico quotidianamente ma settimanalmente, o comunque che ci sentiamo spesso, ci confrontiamo, e penso che comunque sia la parte più bella del progetto, appunto al di là di raccontare storie, che poi che quello rientra in tutto questo discorso. Assolutamente, guarda, ne parlo anche a livello personale, oltre che aver conosciuto te e anche gli altri in generale. Il bello di fare queste cose, di questi progetti, è che proprio costruisci delle relazioni con persone che altrimenti non avresti conosciuto, e so alcune diventano anche un po' più solide, vanno ben oltre il fatto che metto like o guardo le tue storie su Instagram. Sì, poi diciamo che quest'anno secondo me è servito anche tantissimo
tenere alta la motivazione, visto che comunque fisicamente non si poteva fare nulla, avere qualcosa di virtuale, ma sia, diciamo, sia come input che come output. Cioè, io cerco un pochino, ci provo almeno a motivare un pochino le persone e qualcuno mi dice che ci riesco, quindi che la cosa mi stupisce anche, però anche anch'io dall'altra parte ricevo tanta motivazione da altri profili che seguo, come anche il tuo, per esempio, o comunque anche delle persone che mi scrivono. Cioè, è un modo alternativo per motivarsi in questo ormai anno difficile, perché siamo praticamente a un anno di Eh sì, tra un po' è un pandemia. compleanno del Sì. Covid, sì, esatto. No, beh, confermo che ci riesci, perché anche per me comunque, cioè per questo che sei qua fondamentalmente oggi, anche a livello di motivazione, proprio perché non ci sono gare. Infatti sviscereremo adesso tutto l'argomento, anzi no, prima di entrare in argomento ricordo che metterò il link nelle note dell'episodio di tutti i tuoi riferimenti, sito, Instagram e quant'altro. Grazie Mi stavo scordando questa cosa importantissima. Dicevamo, allora entriamo nell'argomento. Ti ho invitato qui non per fare la nostra solita chiacchierata, visto che abbiamo già dato, poi non si sa mai, che fai una terza comparsata, ma comunque più che altro perché, come ho accennato all'inizio, hai fatto prima la maratona e poi la mezza da solo e anche, oltre che in completa autogestione, anche con dei buoni risultati. Quindi andiamo in ordine cronologico e partiamo dalla maratona che hai fatto, cos'era, novembre? Sì, 31 ottobre, quindi. Ottobre, ok, fine ottobre, mi ricordavo. Sì, dovevo farla a novembre, poi l'ho anticipato, cioè, poi alla fine l'ho fatta 31 ottobre, sì. Ok. E come l'hai preparata questa maratona? Allora, diciamo, tendenzialmente prima dell'estate avevo aumentato un po' il chilometraggio, però così senza pensare, cioè nel senso giusto per correre. Poi in estate mi è venuta diciamo l'idea in testa, e quindi ho deciso di prepararla. Da lì mi sono basato un po' sulla tabella di Albanesi, che ho trovato su albanesi.it, e l'ho seguita. Lui, praticamente, quello che mi è piaciuto di questa tabella è che ti diceva sia se non hai abbastanza settimane, quali settimane tagliare, sia in base al numero di allenamenti settimanali che fai, quale sedute tagliare, perché lui tipo ne metteva 6. Però se vuoi fare meno ti dicevo, guarda, se ne fai 4, taglia il giorno 1 o 5, per esempio. Quindi siccome era abbastanza, diciamo, adattabile l'ho scelta, e devo dire che mi sono trovato bene. E comunque è stata, io appunto facevo 4 allenamenti a settimana, come faccio tuttora. Comunque penso che sia abbastanza il mio giusto, la giusta frequenza con cui allenarmi per poi recuperare. E appunto la tabella mi pare che sia durata intorno alle 10 settimane. Non ho fatto i 3 mesi classici perché non avevo tempo, cioè, diciamo che anche se l'ho fatto in autonomia, l'idea di base era quella comunque di partecipare alla maratona del Lago Maggiore, che doveva essere il 1º novembre, e che poi in realtà poi è saltata 10 giorni prima della gara, ed è a quel punto che ho deciso di fare la maratona in autonomia. Ok, infatti mi hai anticipato una mezza domanda che volevo farti, cioè come ti è venuto in mente di farti la maratona da solo? Hai già praticamente risposto. Sì, 10 giorni prima della gara mi hanno annullata, ormai ero allenato e ho da provare a rinviarla da qualche altra parte, ma la situazione non è che era meglio poi a novembre in poi, quindi ho deciso, io ormai sono pronto, cioè ormai ero pronto, mancavano 10 giorni e l'ho fatta. Hai fatto benissimo a non sprecare una preparazione, cioè, tanto valeva farla assolutamente. Sì, no, poi effettivamente c'era abbastanza diciamo, la dualità, che da una parte dici, vabbè, ormai mi sono allenato, ma dall'altra dici, sì, però la prima maratona facciamola bene, ma poi invece alla fine ho detto, no, poi ne parliamo su come l'abbiamo organizzata, abbiamo in realtà, perché non sono stato da solo, però comunque ha avuto significato anche così, quindi benissimo averla fatta. Assolutamente. No, infatti, adesso ci racconti che immagino sia stata una bella soddisfazione portarsela a casa da soli. Sì, quello sicuramente è stata dura mentalmente, però comunque avevo, diciamo, un supporting cast che mi ha veramente dato
quello che dirà la gara me l'hanno dato loro. Sono riuscito poi anche, diciamo che io poi ho fatto un percorso, diciamo, ad anello, e quindi nel mio paese, perché ovviamente non è che si poteva spostare, e passando praticamente davanti le case di alcuni miei amici, quindi poi in realtà avevo anche il mio pubblico c'era, vabbè, erano in quattro gatti, però comunque il pubblico c'era e anche la mia amica poi tipo si è messa a correre con me per 200 metri e comunque è stato bello anche così, è stata una maratona alternativa e comunque da una parte era difficile perché comunque non avevi punti di riferimento, non avevi, dici, se magari quando sei in gara dici cacchio, c'è quello lì che vado avanti, vedo che vado un pochino più veloce di lui, cerchi di accelerare per superarlo un po' prima o cose di questo tipo. Invece in un percorso dove ci sei solo tu e solamente tu è un po' più difficile mentalmente. Immagino, ma infatti te lo dicevo, sei qua per questo, proprio perché oltre a poter motivare gli altri, che è possibile fare una maratona da soli anche se non ci sono gare, puoi anche dare dei consigli poi sul come farlo una volta che hai intrapreso tutta questa iniziativa, questa Sì. avventura, come portarla a termine. E Sì, quindi come ti diciamo sei che organizzato? Allora, vai, vai. no, dimmi, dimmi. Dicevo, come ti sei organizzato poi il giorno della gara? Quindi hai chiesto a qualcuno, hai cercato un percorso di una determinata lunghezza che dicevi fatta ad anello, come l'hai gestita? Sì, allora diciamo che non l'ho calcolato al metro il percorso, so che l'anello che avevo. Che facevo di solito in allenamento perché poi era sempre quello, diciamo, era un anello di circa 10 km, 10, 10 e mezzo. Quindi avevo deciso di andare fino a lì da casa, cioè dal parco vicino casa fino a lì, fare 3 giri, quindi 30 km, e poi tornare. E infatti, poi alla fine abbiamo avuto un po' di problemi, diciamo, per arrivare esattamente a 42, per tornare al parco al 42esimo chilometro, è stato un po' avanti e indietro, un po' a caso, e poi effettivamente quando hai 35-40 km sulle gambe, non avere proprio idea del percorso è stato anche quello non facile. Però appunto come organizzazione mi hanno accompagnato, cioè mi ha accompagnato fisicamente un mio amico, Alessandro, che mi ha fatto il primo tratto con me in bici, i primi circa 12 km, poi appunto siamo passati davanti a casa sua tra le varie case, e lui si è fermato perché comunque volevo fare un pezzo completamente da solo, in completa autonomia, e quindi ho fatto uno dei 3 giri dell'anello, l'ho fatto completamente da solo. Poi lui mi ha recuperato per il terzo giro, e diciamo che prima di ripassare nuovamente da casa sua, lui ha fatto una tirata, è andato a casa, si è cambiato, si è messo le scarpe. E gli ultimi, quindi praticamente, adesso non mi ricordo, più o meno 8 chilometri della maratona mi ha accompagnato facendomi praticamente da pacer e da motivatore a fianco. E quindi poi infatti siamo, anche nelle storie Instagram che avevo fatto, che comunque ho ancora in evidenza, per esempio, comunque si vede che arrivo con lui. E sicuramente è stato un supporto fondamentale, non soltanto per la logistica, perché poi era lui che mi teneva l'acqua e i gel, cioè praticamente correvo soltanto con il cellulare perché mi serviva il GPS, perché dove non c'era Alessandro mi faceva i ristori mia moglie, Emanuela, e per esempio nel giro che ho fatto da solo mi ha fatto lei i ristori, e quindi appunto mi serviva il GPS per farle capire più o meno dove ero. E proprio per il resto mi hanno dato acqua e gel, me li hanno dati loro, e anche la motivazione per arrivare fino in fondo. Ok, quindi lui te li passava proprio in bicicletta. Sì, e anche l'ultimo pezzo a piedi me l'ha portato lui a mano, la borraccia. A mano, in E quel caso lì a mano, certo. sì, però sì, almeno non avevo impegni in giro a pensare dove era l'acqua, dove era così la fontanella. Ovviamente ci pensava Emanuela a riempirmela nei vari pezzi. E quindi più o meno l'organizzazione è questa. Ok, in sostanza tu correvi solo col cellulare, praticamente con l'orologio, e poi ogni tanto o chiedevi al tuo amico di passarti la roba da bere o da mangiare per integrare, oppure c'era tua moglie che trovavi lungo strada che ti riforniva. Sì, esatto. Avevamo più o meno pianificato i ristori.
comunque sì, praticamente sì, ha funzionato così l'organizzazione. Quindi comunque in 2 persone sono bastate. Certo, l'ho tutto impegnato tutta la mattina, però in realtà anche il mio amico era alla fine era più galvanizzato di me. Praticamente io ero morto, lui era contento, io ero Immagino, immagino. Beh, comunque anche lui è allenato perché alla fine tu hai tenuto un buon ritmo comunque e quindi per tenere anche 8 km a quanti corso? A 5, non mi sì, ricordo, 5 più o 30, meno 20, 5 5 a 5 addirittura. 5 alla fine, però forse sono un po' crollato. Vabbè, 5-10 fai comunque, non sono sceso. Vabbè, Sì. 5-10. Un minimo di allenamento ce lo devi avere comunque, insomma, per farti quei 45 minuti, 50 minuti. No, lui è un triatleta un po', adesso un po' a riposo, ma si è fatto lo sprint, non mi ricordo, io non li ho mai capiti le gare degli Ironman, cioè dei triatleti, quindi però comunque qualcosa ha fatto sicuramente. Allora anticipo, anzi no, perché questa puntata esce dopo in verità, probabilmente, la puntata scorsa, quindi c'è un paradosso Ok. temporale, uscirà una puntata in cui ho letto un libro in cui spiega proprio del triathlon tutte le varie distanze. Anch'io ero ignorante, ma leggendo questo libro ho scoperto di tutti i vari, proprio una tabella con tutte le distanze di nuoto, ciclismo e corsa. Ok, Quindi, allora ottimo. volendo, ci si scopre anche che cos'è lo sprint. Quindi adesso, cioè io praticamente col paradosso temporale ora saprò esattamente come funzionano le gare ascoltando il tuo podcast. Esatto, in verità non ne Perfetto. parlo tanto del triathlon perché, vabbè, ovviamente poi chiudiamo questa parentesi. È un libro principalmente sulla corsa e io di triathlon ne so quanto te, fondamentalmente. Però, essendoci un capitolo sul triathlon, nomino quella cosa lì. Comunque, me lo sono letto, è interessante anche quella parte lì. Ok, ascolterò volentieri come Quindi sempre. scoprirai postumo un casino, insomma, vabbè. Tipo Inception, Ok. questa cosa qua. E quindi quanti gel hai preso durante la maratona? Come ti sei alimentato oltre all'acqua? Allora, da questo punto di vista sono stato abbastanza metodico per tutta la preparazione, nel senso che avevo i miei step fissi, che ho tenuto sia in maratona che poi durante gli allenamenti, ovviamente quando superavo certe distanze. Diciamo, sopra i 12 km, fai conto dai 15 in su, al 12° km mangiavo l'uvetta, proprio quella uvetta da supermercato, avevo l'uvetta senza fare, senza nominare catene, però comunque proprio uvetta classica. E adesso ne buttavo una manciata, non sapevo neanche dirti quanto. Cioè, avevo praticamente un barattolino di plastica, Ah, va bene. ne buttavo dentro metà, e sopra quando arrivavo intorno ai 15 km di distanza me la portavo dietro da mangiare al 12°. Lo step dopo era al 22° un gel e al 32° un altro gel. Ok. Quindi poi quando facevo i lunghissimi, diciamo 28 o 36, usavo questa tecnica in modo tale da poi preparare il corpo, comunque essere mentalmente pronto a avere, diciamo, questi step durante la corsa. Ok. Anche sull'acqua ho fatto più o meno lo stesso ragionamento, nel senso che in realtà io mi stavo preparando per una gara vera, quindi comunque i ristori sono ad ogni 5 km. Più o meno adesso, poi nel sito della maratona della Lago Maggiore comunque c'erano esattamente i chilometri esatti. Io più o meno tenevo ogni 5 km bevevo, quindi mi portavo la borraccia e ogni 5 km bevevo. Poi se dovevo fare dei lunghi, diciamo, dove una borraccia non bastava, cercavo comunque una fontanella in modo tale da riempirla al volo e continuare a tenere questo ritmo, che era più o meno appunto il ritmo degli storie che ci sarebbero dovuti essere in gara. Perfetto. E in realtà, da questo punto di vista, sono un po' durante la maratona ho un po' fallito, perché comunque all'inizio sono riuscito a tenerlo. Alla fine ho fatto un pezzo intorno al 30° dove ho bevuto tanto, e poi ho superato una certa soglia non riuscivo più a bere. Cioè, Alessandro voleva passarmi l'acqua, ma non riuscivo, cioè non, non, il mio corpo si rifiutava, cioè proprio mi veniva tipo non dico nausea, però comunque era un ripudio verso l'acqua. E infatti poi alla fine ho fatto gli ultimi 10 km senza bere, più o meno 10-12 km senza bere, però non era in programma, diciamo. E
Questo te l'ho chiesto perché è un argomento molto sentito. Infatti, il classico gruppo dei patrons, dove poi sanno che c'era l'ospitata, Giorgio ti voleva proprio chiedere come hai gestito i rifornimenti per l'acqua, che è poi la cosa più problematica, e se pure hai fatto un percorso che fosse intorno a delle fontanelle, ma abbiamo già ampiamente risposto. Sì, esatto. Sì, comunque la fontanella c'era, però era Emanuela che riempiva, o comunque, forse avevo provato anche delle bottiglie d'acqua in macchina, quindi sì, in qualche modo riempiva. Sì. A livello organizzativo, al di là di scegliere un percorso, forse effettivamente la parte dei rifornimenti, per chi fa da solo, dico, se non ti vuoi portare dietro il gilet, lo zaino, forse è la cosa più complessa da gestire. Sì, quello sì, abbastanza, sì. Ci sono altre complessità che ti sei trovato di fronte da affrontare, anzi? In realtà le macchine, perché poi se puoi farlo per il tempo, l'altra complessità è trovare un percorso dove non ci siano troppi attraversamenti. Io appunto quel percorso lì l'avevo, l'anello l'avevo ben rodato in allenamento, sapevo che comunque non c'erano grossi impedimenti ad attraversare e poi senza che ci fossimo organizzati il mio amico praticamente si buttava sulle strisce pedonali prima di me con la bici per bloccare le macchine nei passaggi magari un pochino Grande. più rischiosi, però non, cioè non l'avevamo pensata, ha fatto tutto in autonomia lui, quindi praticamente magari dagli incroci un pochino più trafficati lui partiva, andava avanti, si fermava in modo tale da farmi passare tranquillamente. Quello. Sì, diciamo che poi Grandissimo, grandissimo. Bravo. se lo fai in strada, molta difficoltà appunto un po' il traffico, perché comunque devi stare attento, evitare i semafori, se ovviamente se non vuoi, cioè se punti, come stavo puntando io a fare comunque un tempo che può essere buono o meno in base al proprio livello, devi anche tenere conto che non ti devi fermare, cioè fermarti al semaforo e poi ripartire, insomma, un po' la falsa, la prova. Di poco, ma se poi No, assolutamente. se vuoi essere tipo proprio iper Mamma mia. metodico, l'ho vista così, diciamo. Io li odio i semafori, ti spezzano il ritmo in un modo incredibile. Anche quando corro 5 km per sbaglio al mattino così e c'è un semaforo, uno, ad andare e a tornare, mi rompe troppo le scatole. Figurati se stai cercando di fare un tempo in una maratona. Esatto. Sì, anche perché poi fermati te al 35esimo. Quindi teniamo da tenere in conto anche l'aspetto traffico. Sì, a meno che poi non vai a fare un trail, a quel punto sei un po' più Sì, tranquillo. sei più tranquillo, almeno da questo punto di vista sei più tranquillo. È più difficile il rifornimento, comunque ci proverò anch'io e vi Esatto. saprò raccontare come andrà a finire. Però lì secondo me vai di sacca, zaino idrico oppure cose di questo tipo e buona. Sì, per forza. E parliamo, direi che la parte organizzativa non mi viene in mente molto altro che si potrebbe aggiungere, perché comunque la preparazione è stata una preparazione, immagino, anche se l'hai fatta dietro 10 settimane, come una maratona standard, chiamiamola così. Sì, ma la preparazione è stata abbastanza standard, cioè due lunghissimi, uno da 32, uno da 36, un altro, qualche altro 28, uno o due forse di 28, comunque sì, adesso non mi ricordo esattamente quanti, poi sì, come dicevo, quattro allenamenti, ripetute lunghe, tanto fondo lento, preparazione abbastanza standard, poi comunque la tabella si trova online. Sta cercando sul sito di Albanesi Sì. e la spiegavo sicuramente meglio di me. Ok. Allora veniamo a te. Com'è stato correre per 42 km e 195 metri, diciamo da solo, anche se poi un minimo di supporto c'era? Allora, in realtà, quando mi hanno annullato la gara, un po' la motivazione è scesa, senza girarci intorno. E quindi sono arrivato praticamente al giorno della maratona che ero abbastanza, non dico rilassato, però cioè, con meno tensione della prova rispetto a come se fosse una gara vera. Io comunque, sai, quando hai fatto i compiti dici, vabbè, in qualche modo cioè, sapevo di potercela fare, poi vabbè, magari non avrei fatto il tempo, però comunque 36 km li avevo fatti, ne mancavano, sono sempre quei 6 in più che comunque tra il dire e il fare bisogna farli. Però appunto mentalmente lo trovo abbastanza tranquillo. Forse troppo, infatti, poi durante la gara,
la gara, durante la corsa mi sono trovato con più muri, cioè io non ho avuto solo il muro del 35esimo, io ho avuto il muro al 20esimo, al 27esimo, al 35esimo, perché poi, sai, quando sei lì, magari anche da solo, e soprattutto quando poi ho fatto il secondo giro dell'anello completamente da solo, la mente è un po' vaga, cioè un po' pensi, un po' non pensi, quello stato, diciamo, che abbiamo noi runner quando comunque siamo concentrati su un obiettivo, che a un certo punto ho guardato l'orologio ed era tipo, non so, non mi ricordo esattamente il chilometro, però aveva fatto un attimo due conti, qua riuscivo a contare, quindi comunque ero abbastanza lucido, e ho detto, cacchio, ma manca ancora un'ora e mezza di corsa. Cioè, forse ero tipo, ero a 2 ore e mancava ancora un'ora e mezza di corsa. E lì ho avuto un attimo di mancamento perché dicevo, perché sto correndo da una vita. E appunto lì effettivamente la parte mentale è stata difficile, non lo nego. E poi gli ultimi chilometri effettivamente andavo avanti per inerzia. Anzi, forse ero riuscito addirittura gli ultimi 3, ho spinto tutto quello che avevo, comunque. Non volevo, diciamo, volevo raggiungere il mio tempo, stavo vedendo che negli ultimi chilometri stavo rallentando, quindi ho dato proprio il tutto per tutto, ma proprio senza pensieri. Poi una volta arrivato non mi reggevo in piedi, però questa è un'altra storia. E ci sono stati dei momenti quindi catartici, delle sensazioni particolari che hai vissuto durante tutta questa esperienza? Catartici non saprei, c'è stato appunto intorno al 32esimo, che era il punto in cui il nemico stava cambiando, quindi aveva sceso sulla bici, ci stava mettendo le scarpe. Io sono riuscito a passare a casa sua, che si stava ancora praticamente allacciando le scarpe. Quindi praticamente poi mi ero in corso per qualche centinaio di metri, ma ho fatto quei tipo, sono stati 200, 300, 400 metri, che ero stanchissimo, cioè con gli occhi chiusi, ero veramente, veramente stanco. E poi è arrivato lui, mi ha un po' tirato su di morale. Cioè, anche il fatto comunque di avere lui gli ultimi chilometri che mi parlava è aiutato. E quindi proprio momenti catartici, forse a parte quel crollo che stavo raggiungendo il fondo, no, è stata tanta stanchezza fisica. Però sei andato Poi bene, comunque. Sei andato sì. bene, vabbè, quello è inevitabile, la stanchezza fisica. No, comunque sei andato bene. Infatti, il risultato cronometrico quanto è stato? Che prima ti ho aggiunto dei secondi. Com'è andata alla fine? 3 ore, 30 minuti e 8 secondi, che quando ho visto quegli 8 secondi, alla fine un po' mi ho detto, ma cioè, potevo metterci 10 secondi in meno, stare sotto le 3:30, invece no, vabbè, comunque è Dillo andato a Jim Walmsley che non ha fatto il record per 11 ok. secondi. Ho visto, e quindi sì, lui è ancora peggio, No, effettivamente. vabbè. Sì, decisamente No, peggio, vabbè, perché poi. ottimo tempo. Grazie. Lui ha meno Sì. chance, forse, tra virgolette, perché non ti capita tutti i giorni quella distanza lì di farla, mentre tu alla fine una Infatti. maratona uno ci si impegna e la rifà, dai. Sì, diciamo a margine di miglioramento, vediamola così. Ah, beh, ma quello assolutamente l'hai ampiamente dimostrato nella mezza e poi adesso ci arriviamo anche a quello che, cioè, per essere un amatore e alla prima maratona, 3 ore e 30 è un ottimo, ottimo tempo, secondo me. Grazie. Sì, no, io comunque sono soddisfatto, cioè mi ero allenato per quello e ho fatto esattamente quello, quindi da quel punto di vista devo dire che ho raggiunto l'obiettivo. Poi vabbè, ovviamente non Quindi è sono gli 8 andata. secondi, non sono gli 8 secondi che fanno la Vabbè. differenza, e è andata benissimo uguale. È stato solo al momento in cui ho visto l'orologio che dicevo, ma no, dai. No, effettivamente ti girano le scatole, effettivamente. Cioè ti rovina un attimo la gioia, dici no, però Sì, cavolo, anche quella, almeno quella esatto. cosetta lì. Sì, poi ti passa subito, perché passa, però Sì, dici. vabbè, è stata, immagino, una bella soddisfazione. Com'è Sì, stato sì, sì. l'arrivo, il momento dell'arrivo? All'arrivo, appunto, sono arrivato al parco solito dove appunto faccio tutte le mie storie la mattina dopo la corsa. E appunto c'era Emanuela e mia cognata ad aspettarmi. Tra l'altro, loro si sono messi, ovviamente non sapevano il punto in cui avrei finito esattamente, perché non lo sapeva nessuno. E quindi loro, in realtà, io sono arrivato che mancavano ancora 200 metri. Quindi loro erano lì che esultavano, mi sono passato e facevo, ma mancano 100 metri, e ho tirato dritto e sono andato Giustamente. avanti.
Sì. No, Giustamente. però è stato Quindi è andata bello tutto comunque. secondo i piani, a parte questi 200 metri, no, beh, immagino. No, sì, è andato tutto secondo i piani, tutto, no, davvero dal punto di vista della maratona non mi posso lamentare. Era quello per cui mi ero allenato, è andata bene. Ok. La prossima volta la farò in una gara vera, spero. Speriamo davvero, speriamo davvero. C'è qualcosa invece che non ha funzionato? Qualche cosa dice, però, a parte gli 8 secondi. No, come ti dicevo prima, è l'acqua. Pensavo di, cioè, se fossi stato in gara, non so come avrei fatto, perché poi a un certo punto ho bevuto davvero tanto, però se non riuscivi più a bere, non riuscivi più a bere neanche in gara. Però quando il momento in cui invece ho voluto più di quello che avrei dovuto in gara, mi chiedo come avrei fatto, ma non ho una risposta al momento. Ok. Direi che più o meno l'argomento maratona ci siamo. C'è qualcos'altro secondo te che ti senti possa servire a chi vuole intraprendere una scelta di farsi una maratona da solo? No, diciamo che direi che è tutto. Un buon gruppo a contorno, un percorso ben pianificato, prepararsi bene, cioè allenarsi anche ad integrare e a bere come se fosse una gara anche durante gli allenamenti. Diciamo che questi sono i punti Okay. fondamentali. Te la rifaresti una maratona da solo adesso? Non lo so. No, non penso, cioè, Eh perché fare lo stesso percorso mi sto già stufando a fare allenamento, figurati a rifarlo anche per immagino. la maratona. Capisco bene, capisco bene. Va bene, passiamo allora alla mezza che magari sarà un pochino meno interessante perché è più alla portata, però è molto recente e quindi visto che ti sei sparato maratona e poi mezza con un signor tempo sulla mezza, arriviamo a quello. Quindi come l'hai preparata questa mezza e quanto tempo ci hai messo per tutta la preparazione? Allora, la premessa è che dopo la maratona avevo fatto un po' di scarico e poi siccome era quasi Natale ho trovato un'altra tabella per i 10 km che ho fatto durante tutto l'avvento per puntare un po', diciamo, a ridurre un po' i tempi sui 10 km, che è una gara, cioè che è una distanza che non ho mai preparato in realtà. Cioè, ho sempre corsa così a caso ma senza mai prepararla. Ed era appunto propedeutico all'obiettivo, diciamo, primo obiettivo del 2021, che era correre una mezza. Anche in questo caso avevo provato a cercare qualche gara da fare tra fine febbraio e inizio marzo, sono state tutte annullate. E poi ho detto sinceramente, anche se ho visto che di recente stanno facendo la mezza di Trecate, che avrei potuto parteciparci, ma ho preferito. Cioè, in ogni caso non partecipare, non perché non mi fidi degli organizzatori, sicuramente hanno rispettato tutte le regole, poi diciamo che ci sono alcune motivazioni personali che mi hanno fatto dire tra rischiare lo 0, virgola, o rischiare 0, preferisco rischiare 0, mettiamola così. Assolutamente. No, 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 sapendolo è ben più che normale, più che lecita la tua scelta. Diciamo che è ormai di pubblico dominio, quindi a fine marzo arriva il bimbo, Ok. quindi per questo Ok, ci non ho messo l'avevo un pochino detto prima. perché non Ah sì, volevo allora violare la privacy. ormai si sa. I 10 km Ok. li ho preparati sempre con albanesi, in realtà anche lì erano tante più ripetute veloci, più corte ovviamente perché la distanza è quella, però comunque aveva anche degli elementi abbastanza lunghi sempre per fare fondo. Come mi sono trovato abbastanza, cioè, non è stato proprio un cambio radicale, e anche lì ho fatto il mio personal best sui 10 km. Adesso non mi ricordo esattamente, era tipo 43 minuti e qualche secondo, non mi ricordo quanti secondi. Appunto, io la 10 km è una distanza che non mi fa impazzire, quindi non che gli do meno importanza, ma anche in questo caso ho meno memoria. E quindi poi ho fatto passare le vacanze di Natale e ho iniziato a preparare la mezza. Ho fatto un cambio, ho voluto provare la tabella di runner 451 a questo giro, perché avevo un pochino di allenamenti un po' diversi, un po' per variare anche, perché ho visto che Albanesi comunque alla fine le tipologie di allenamenti che ti fa fare sono sempre quelle, poi non è che ci sia molto da inventarsi, però magari sai, variare un pochino anche quel minimo di allenamenti può essere stimolante.
Questa tabella ha la particolarità che è di 8 settimane, ma in realtà ti fa correre una mezza intermedia, la metà, che è una dopo 4 settimane, quindi, e una dopo 8. E quindi mi sono preparato anche lì, ho iniziato, ho ricominciato i miei soliti allenamenti, ho iniziato a prepararli. A questo giro è andata un pochino peggio, nel senso che intorno poi alla terza settimana sono andato forse un po' in overtraining. Ho avuto un momento di stanchezza e poi il lato positivo di auto-organizzarsi una mezza maratona è che puoi farla anche la settimana dopo, non cambia niente. Quindi ho appunto deciso di fare una settimana di stacco, di riposo, dove ho fatto giusto tre corsette leggere per ricaricare un po' le pile e poi effettivamente la settimana dopo, che era la quarta settimana di tabella, ho fatto la mezza maratona effettiva. E a quel punto poi, siccome ho raggiunto il mio obiettivo, ho deciso di tagliare l'altra metà e adesso dedicarmi a magari qualche corsa un pochino più divertente, senza tempo, cercare magari di andare, finché siamo in zona gialla, cercare di fare qualche percorso un po' alternativo, perché mi sono un po' stufato di correre qua in zona. Immagino. Già correre sempre nella solita zona è noioso. Doverlo fare anche forzatamente perché c'è le zone gialle, arancioni, eccetera, eccetera, che non puoi uscire manco dal comune, diventa impegnativo, effettivamente. È vero che ho i boschi, ho un po' di Però percorsi. Sì, correndo si può uscire, però non è che posso. Non è che posso. Cioè, comunque eh? Non siamo. puoi andare in autostrada, dice. Diciamo che è una zona abbastanza urbanizzata, quindi finire il discorso di prima di continuare a finire in mezzo a semafori, traffico e. Io, sì, ci sono dei percorsi che potrei fare, ma va bene così. E qua invece, magari rispetto alla maratona, era più facile organizzarsi, presumibilmente. Comunque, raccontaci come ti sei organizzato per la mezza. Per la mezza ho fatto tutto in autonomia, senza nessuno, autogestito. Ho la mia classica cintura dove porto borraccia e gel. In questo caso avevo dei gel da finire, che però era la prima volta che li provavo in mezza maratona proprio durante la gara, che è la cosa che ti sconsigliano. E in Esatto. effetti la sconsiglio anch'io perché non mi sono trovato bene. Però vabbè, li avevo lì da finire, ho detto finiamoci. In questo giro, siccome la mezza un po' più veloce, mi sono detto di non portarmi l'ovetta, perché l'ovetta effettivamente poi la devi un pochino masticare, quindi in realtà ho preferito portare solo gel, però poi adesso tutto in autonomia. Avevo mezzo litro d'acqua, me lo sono fatto bastare, e questi gellini, che erano più piccoli di quelli che ho preso durante la maratona, quindi ne ho presi due perché in due non facevano uno dell'altro in realtà, e l'ho corsa. Il percorso l'ho fatto, tanto per cambiare, ho fatto il mio solito anello, che almeno sapevo che ho fatto due giri praticamente, e poi sono rientrato. Il secondo giro l'ho un po' tagliato per rientrare nel mio paese e tornare a casa, inizialmente. Quindi molto molto più semplice, l'ho fatto in mattinata prima di lavorare. Sì, si può fare. Se non hai fatto il weekend, l'hai fatto in un giorno infrasettimanale, mi sa, a memoria vado. Venerdì, se l'ho Venerdì, fatto di ok. venerdì, in realtà perché avevo dei corsi, dei talk da seguire, quindi era una giornata un po' più leggera, se no, cioè, se avessi dovuto lavorare veramente non l'avrei fatto. Vabbè, però la facevi prima, dai, ti saresti addormentato al lavoro, non durante la mezza. Ah, sì, infatti. Sì. No, tornando ai gel, mi è venuta in mente una cosa: che gel usi te, sia nella maratona, già che ci siamo, anche se facciamo un passo indietro, nella mezza, che gel hai usato? Allora, nella maratona ho usato gli Aptonia, quelli classici Decathlon, che perché se io non ho mai fatto grossi investimenti sui gel, cioè non sono schizzinoso, quelli li ho provati un po' di volte, ce li avevo già provati per le altre gare, per le poche gare che avevo fatto, per le mezze fatte nel 2018, 19, sì, 2019, e quindi ho continuato a prendere quelli, comunque cioè, mi trovo abbastanza bene. Invece avevo ancora dei gel della Enervit, quelli piccolini che si schiacciano, che però non mi sono trovato. Sono più piccoli rispetto agli altri, quindi ne ho dovuti prendere due, così. Poi ovviamente sono gusti.
No, condivido. A me quelli della Enervit non mi trovo neanche io a livello di apertura. Smadonna un po' quando c'è da aprirli mentre sei sudato, magari rompono un Sì. po' le scatole. Invece quelli Aptonia sono comodi perché hanno il tappino, mi sembra, da svitare alcuni. Non tutti, alcuni ce l'hanno. Io avevo quelli senza tappino. Ecco, quindi lì apprezzo per cosa faccio. Apro il tappino prima di partire, lo richiudo e poi quando sono che corro almeno è già svitato praticamente. Buona idea. Però il sapore non mi fa impazzire, invece io sono un po' schizzinoso sui gel, ha un sapore che non, boh, non mi piace. Sì, poi non è che abbia tutta questa esperienza. No, vabbè, ma manco io, era così, giusto pur parlare. E con le sensazioni della mezza come sono state rispetto alla maratona, magari un po' non lo In so, realtà ho raccontaci. avuto più ansia per la mezza che per Sì. la maratona, più che altro perché appunto ho avuto quella settimana di down che mi ha un po' turbato psicologicamente, quindi non ero sicuro di farcela, cioè anche se gli allenamenti li avevo fatti, stavo andando comunque bene, la paura di non farcela c'era, quindi in realtà ero molto più concentrato rispetto alla maratona perché sapevo che dovevo dare tutto. E poi alla fine è stato così perché anche per tenere alla fine l'ho fatta 4:30 di media, ci ho messo poco meno di 1:35 e ho dovuto stare concentrato praticamente dal primo chilometro all'ultimo. A differenza della maratona, ho voluto provare una specie di negative split, se proprio vogliamo chiamarlo così, ma un parolone che avevo già sperimentato nella 10, ovvero partire magari i primi chilometri un pochino più lento, tipo dentro al primo l'ho fatto a 4:40, poi ne ho fatti altri 4 a 4:35 in modo tale da scaldarmi bene, perché io comunque sono uno che ha bisogno di tanti chilometri poi per scaldarsi, e da lì in poi ho cercato comunque di rosicchiare un po' di secondi al chilometro, tipo magari fare un 4:27, 4:28, in modo tale che poi diciamo, nei 16 km rimanenti mangiare un pochino la differenza. Stavo andando abbastanza bene, poi ho avuto un crollo intorno al 14esimo, l'ho rallentato un po' e lì è entrata in gioco la testa, perché poi ho fatto gli ultimi 3 km più o meno, dove ho detto no, ce la devo fare, e ho iniziato ad andare tipo a 4:20, quindi vuol dire che comunque le gambe c'erano ancora, e alla fine ho chiuso, cioè, al pelo sotto l'1:35, che diciamo che era lo Il vero obiettivo per questa mezza era quello, e vabbè, 2 secondi non sono tanti, però questo giro ce l'ho fatta. Ti Così sei rifatto da questo mi punto di vista? No, sono beh, è un bel soddisfatto. tempo sotto l'ora e 35 in mezzo, comunque. L'ultima gara che ho fatto era fatta a fine 2019 in un percorso totalmente pianeggiante, la mezza di Busto Arsizio, praticamente c'è soltanto un cavalcavia in 21 km. Il resto è veramente tutto piatto e tutti rettilinei belli lunghi, quindi proprio dal punto di vista per fare il tempo è una mezza maratona perfetta. E lì avevo fatto 1:38 e forse altro addirittura, quindi comunque nonostante il lockdown, mangiare più di 3 minuti sulla mezza è davvero tanta roba, quindi sono davvero soddisfatto. Sì. Dal punto di vista di allenamenti, sì. Vabbè, è un bel risultato, 3 minuti, tanta roba. Se ti avevi aiutato la maratona, la 10 km, tutte e due, cosa ti ha aiutato secondo te, oltre ovviamente aver fatto la tabella bene della mezza? Secondo me entrambe, cioè, comunque sia prima dell'estate sia la maratona, comunque mi hanno fatto aumentare tanto il chilometraggio settimanale. Io prima non correvo così tanto, anche perché non, diciamo che in settimana, non ave, lavorando prima, non andando in ufficio, cioè il pendolare non è che avessi tutto il suo tempo. Quindi, diciamo, da una parte il lockdown, qualche lato positivo l'ho avuto, diciamo, tutto lo smart working che ho fatto quest'anno mi ha aiutato ad allenarmi meglio. E quindi tra tutto, tra la preparazione della maratona, i chilometri settimanali sono aumentati. Anche adesso ne faccio 50, 60 senza. Non dico tranquillamente, ma comunque diciamo che sento che sono i chilometri che riesco a fare. E quindi da quel punto di vista i chilometri sono aumentati, ma hanno permesso anche di allenarmi meglio per la mezza. Poi i 10 km, l'allenamento per i 10 km diciamo, è stato proprio deutico per cercare di aumentare un pochino il ritmo. Quindi sì, diciamo che aver
la scala mezza, 10, scusa, maratona 10, mezza, è stata una buona progressione. Condivido perché ho fatto praticamente la stessa cosa anch'io l'anno prima rispetto a te, quindi è esattamente la solita iter fatta. Effettivamente è ottimo perché la maratona ti fa scavallare quello scoglio ipotetico del chilometraggio che dice non ce la faccio andare sopra una certa soglia di chilometri settimanali e ti dà il fondo. I 10 km ti danno la brillantezza e poi se fai bene la tabella per la mezza. Esatto. Se non hai sfighe, infortuni, Covid, cose di questo tipo, effettivamente è Sì. una Anche buona perché poi scaletta. quando torni per la maratona finisci che fai veramente 20 km in allenamento in settimana come se niente fosse. Cioè, poi ovviamente di fare un ritmo abbastanza, cioè, che è sostenibile. Però io mi ricordo, per esempio, la mia prima mezza l'ho fatta a dei tempi più alti rispetto a questi allenamenti da 20 km, e io quel giorno lì, la prima mezza, ero morto. Invece mi ricordo che quando facevo gli allenamenti, lì veramente li facevo prima di lavorare. Cioè, facevo 20 km, tornavo a casa, doccia, e poi lavoravo, dico, cioè, quasi senza batter ciglio. Quindi effettivamente poi quello che ho notato da questa serie di allenamenti, di tabelle, che comunque la costanza paga. Assolutamente, condivido al 100%. E che consigli daresti quindi a chi vuole preparare una mezza o a una maratona anche in solitaria, sia a livello magari psicologico, motivazionale che pratico? Un po' qualcosa abbiamo già detto qua e là, però qual è il sunto secondo te di queste due esperienze? A livello motivazionale bisogna continuare a sfidarsi, ma io la vedo proprio come quando ti alleni per fare un tempo, se vai, devi proprio lottare, cioè, devi avere una sfida con te stesso chilometro dopo chilometro. Devi comunque, anche come ti dicevo, nella mezza avevo pianificato di andare un pochino più piano all'inizio, però quel chilometro che devo fare. Lo scatto da 4,40 a 4,35 o da 4,35 a 4,27 era comunque una mini sfida. E quindi continuare, insomma, ti aiuta, cioè sfidarsi chilometro dopo chilometro ti aiuta a rimanere concentrato e a tenerti lì, quando corri. E poi una cosa che su di me funziona, non è detto che su altri possa funzionare. Io sono abbastanza, diciamo, sono il programmatore nella vita. Se pianifico una cosa, cerco comunque di farlo. E invece a livello La organizzativo, deformazione professionale aiuta. sì. Invece a livello organizzativo, penso che più o meno abbiamo detto tutto. Sicuramente la mezza è più facile da organizzarsela, puoi farla da solo, non hai bisogno di grandi risorse idriche, tali per cui ti serve, cioè, al limite, se fa poi una fontanella in mezzo al percorso, è proprio il massimo che ti può servire per caricare la borraccia. Però poi penso che sia davvero molto più semplice rispetto alla maratona. E anche, cioè, diciamo, anche poi fisicamente, sì, è vero, son due tipi di stanchezze diverse. Assolutamente sì. Finire la maratona, cioè, non che una sia più pesante dell'altra, ma sono proprio due stanchezze diverse. È vero. E quindi comunque anche far la mezza, cioè, riesci ad arrivare e poi cammini ancora. Finita la maratona non cammini più o meno. Mamma mia, Non fai le mi scale. sembravano tantenne il giorno dopo scendere le scale. Lo so, ti capisco benissimo. Io sto al quarto piano, senza ascensore, quindi quando poi sono tornato Mamma è mia. stata un'agonia. Non ti invidio. Però è utile adesso perché è un allenamento, è una cavolata, però farsi le scale tutti i giorni, anche quando vedo dei miei genitori che lì c'è l'ascensore, consiglio del cavolo, però loro stanno al quinto piano e io mi faccio comunque cinque piani di scale a piedi. Sì, anch'io, ormai sono anni che ho la legge che sotto i tre piani non si prende l'ascensore. Sopra si può ragionare, dipende quanto sei stanco. Vabbè, ci sta, ci sta. Poi se c'è la spesa, cose così ci vuole, battute a parte, però. E cosa ti hanno insegnato queste due esperienze? Cosa hai tratto a livello personale? A livello personale, sicuramente autoconsapevolezza, che comunque mentalmente farcela poi con quello che ti eri prefissato,
davvero, davvero bello. Comunque dici sì, mi ero messo in testa di fare quello, ce l'ho fatta. Ovviamente poi quando raggiungi un obiettivo sei sempre contento, ma comunque penso che sia un ciclo virtuoso, perché poi più riesci a essere focalizzato, più raggiungi i tuoi obiettivi e quindi poi a ruota ricominci, ma non lo vedo, cioè gli effetti positivi non li vedo soltanto nella corsa, ma anche un po' nella vita di tutti i giorni, al lavoro, anche lì riesci a essere più focalizzato tutto. Quindi dal punto di vista personale penso che sia quello. E poi vabbè, la soddisfazione di poter dire ok, sono un maratoneta, poi per quello che conta, cioè, neanche se non è una gara ufficiale, è una piccola soddisfazione personale È quello che conta. cioè, che comunque diciamo lo sfizio te lo sei tolto, Certo. perché diciamo, quando inizi a correre, quando inizi a aumentare le distanze che arrivi la mezza, un po' quello sfizio di dire almeno una volta nella vita meglio correre, sì. E poi vivi più serenamente. È vero, è vero. È uno di quegli achievement, te lo smarchi nella vita e via. Sì. Beh, dai, è una cosa che puoi raccontare ai nipotini o a qualcun altro. E lo consiglieresti a qualcuno di farsela una maratona autogestita? Sì, diciamo, soprattutto visto che non si vede molto la luce in fondo al tunnel, perché aspettare? Se si è pronti, se ce la si sente, come detto, cioè, io sono riuscito con due persone di supporto a organizzarla e farla. Quindi non è che servono grandi risorse, non servono grandi cose. Si può fare. Tra l'altro, mi è venuta in mente una cosa che non abbiamo detto, è che Emanuela ha voluto fare anche la medaglia. Siamo dimenticati la medaglia. Ah, è vero. E in realtà poi Davvero. la medaglia l'abbiamo fatta sia per me, che per Alessandro che mi ha accompagnato e anche un altro amico ancora che però lui era diciamo KO causa Covid e quindi diciamo che non ha potuto partecipare, se no sarebbe venuto anche lui quel giorno e quindi aveva preparato le medaglie uguali ovviamente per tutti e tre. Alla fine abbiamo scelto come no nome la Lockdown Marathon 2020 e nel biglietto che ha preparato per noi tre ha scritto sperando che sia l'unica edizione. Beh, È stata una cosa molto carina. bello, bello, è vero, è vero. Dopo c'è stato il pasta party? No, abbiamo fatto la consegna. Ha fatto anche il pacco gara con i taralli e tutto, ma pasta party aveva fatto solo io e lei a casa, che non si poteva. Infatti, l'importante era quello. Il reintegro post maratona è la cosa più importante. Quali sono allora, visto che andiamo verso la chiusura, che siamo già oltre i 50 minuti, quali sono i tuoi progetti futuri a sto punto, a livello di gare o se non ci sono gare, a livello di corse autogestite? Gare non ne ho in vista appunto perché poi arrivando piccolino diciamo che penso che per il 2021 almeno magari entro verso la fine dell'anno qualcosa riuscirò a fare ma sicuramente per la stagione primaverile estiva non ho obiettivi. Vorrei provare a togliermi uno o due sfizi che ho più o meno da quando corro, comunque da quando corro seriamente. Il primo è il Giro del Lago di Varese, che sono 28 km e non li ho mai fatti, prima perché non avevo mai corso sopra la mezza, poi adesso che ho fatto la maratona perché non fare anche quei 28 km. Ed è anche uno dei motivi per cui avevo diciamo tagliato a metà la tabella della mezza. Una volta raggiunto l'obiettivo ormai diciamo è un po' ora di non dico di tirare i remi in barca ma fare un minimo di diciamo defaticamento verso i prossimi obiettivi e quindi sì, qua c'è quella. Poi ho visto anche giusto questa domenica stavamo guardando la Greenway del Lago di Como. Prima ci sono questi che lì sono tipo 22 km andata e ritorno, cioè 11 andata e 11 ritorno. Un po' di queste corsettine qua in zona, visto che comunque non è che si può fare molto, non si può uscire dalla regione, quindi magari cercarne giusto per vedere un po' di panorami diversi, perché appunto come dicevo, continuare ad allenarmi qui in zona, per quanto abbia il parco, per quanto sia bello,
un po' di... bisogna variare come gli allenamenti, cioè se fai solo fondo lento poi un po'... devi fare un po' di ripetuto. Assolutamente. Va bene, direi che sei stato super esaustivo e super prezioso. Io penso che in tanti potranno prendere ispirazione e anche spunto dai consigli che hai dato quest'oggi. Lo spero anch'io e complimenti che è arrivato fino in fondo anche oggi. No, secondo me dopo la maratona abbiamo avuto il drop. Per la maratona secondo me è interessato, per la mezza hai detto, ma la mezza frega cazzi. Non lo escludo, sì, diciamo che la mezza è un po' più facile da fare anche da soli. No, ma non è colpa tua, comunque è colpa mia che gestisco male le cose. Dovevo mettere prima la mezza e poi la maratona, così tenevo le cose più frivole per la C'è fine. problema. Magari qualcuno ci arriva lo stesso fin qui. Ma no, sicuro, sicuro. Anzi, se siete arrivati in fondo, scriveteci. Seguite Giuseppe se non lo fate già e poi scrivetemi a me su Telegram così mi dite sono arrivati in fondo, così sappiamo quanti sono arrivati. Che mosse da marketer. Bravo, ottimo. Bravo, sì, bravissimo. Va bene, a proposito, allora ricordaci un po' tutti i riferimenti dove possono venirti a prendere. Allora, su Instagram, che è appunto il canale principale, mi trovate come runners.tales, scritto Tales. E su Telegram uguale, però senza appunto, quindi Runners Tales, tutto attaccato. E su Facebook, anche lì basta cercare Runners Tales e dovrei uscire. E, diciamo, il logo è un cerchietto arancione con un omino bianco che corre, molto, molto creativo. E, diciamo, su Strava invece sono con il mio account personale, di cui però non mi ricordo il link. Comunque sul sito www.runnerstales.it ci dovrebbero essere tutti i riferimenti. Perfetto, perfetto. Davvero, allora direi che possiamo chiudere qui. Grazie a te, Giuseppe, grazie a chi è arrivato in fondo, ma davvero grazie ancora a te per questa ospitata e per tutti i consigli preziosi e per averci dedicato un'oretta del tuo tempo. No, grazie a te, è sempre un piacere poter partecipare al tuo podcast. Comunque, se qualcuno punta a pareggiare, mi aspetto il terzo invito. È una sfida adesso personale. Va bene, devi correre qualcos'altro, devi inventarti qualcosa, così io ti invito. Oppure mi dai dei soldi e troviamo una Sì. scusa. Facciamo così, sottobanco. Va bene, ok. In qualche modo ce l'arrangiamo, dai. A microfoni spenti, tanto non ci vede nessuno. Ok. Va bene, davvero. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie a tutti quanti. Alla prossima. Va bene, grazie Lorenzo. Grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao.